Servizi funebri e pizzo, smantellata la cosca mafiosa di Misilmeri guidata da Michele Sciarabba, operazione Fenice dei Carabinieri, 6 arresti. Le criticità generate dal long covid verranno sviluppate in un convegno a Campobasso. La Sicilia avrà un ruolo da protagonista nelle future azioni messe in campo dalla scuola di maxi emergenze. Stagionali del turismo a Messina, buone prospettive per il futuro dei precari. Qualcuno volò sul nido del cuculo di Alessandro Gassman inaugura la stagione 2022-2023 del Teatro Biondo di Palermo. Continua il momento no per il Palermo, rosa adesso in zona retrocessione, panchina che appare più che mai in bilico. Bentrovati alla prima edizione di Media News di lunedì 24 ottobre. Come avete sentito dai titoli, servizi funebri e pizzo, smantellata la cosca mafiosa di Misilmeri guidata da Michele Sciarabba, operazione Fenice dei Carabinieri, 6 arresti il servizio. Per i reati di associazione di tipo mafioso ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso, i carabinieri hanno arrestato 6 persone a Misilmeri. L'indagine costituisce l'esito di un'articolata manovra investigativa condotta dal Nucleo Investigativo di Palermo e dalla locale compagnia sulla famiglia mafiosa di Misilmeri, che ha consentito di comprovare la sua perdurante operatività organicamente inserita nel mandamento mafioso di Misilmeri Belmonte Mezzagno. In 14 anni è la 6ª operazione sul territorio. Quella di oggi, avviata nel gennaio del 2021 e coordinata dalla DDA di Palermo, ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario condiviso dal GIP nell'ordinanza restrittiva. L'attività di indagine, sviluppata attraverso non poche difficoltà dovute al modus operandi degli indagati, ha consentito di acquisire gravi indizi in merito all'evoluzione strutturale ed operativa della famiglia di Misilmeri, alla identificazione dei consociati, all'accertamento degli illeciti interessi, al condizionamento del tessuto socio-economico attraverso il potere mafioso della famiglia di Misilmeri, espresso principalmente attraverso l'imposizione del pizzo. Sempre secondo l'ordinanza cautelare sussistono gravi indizi in ordine all'operatività e allo stretto controllo sul territorio esercitato dalla famiglia di Misilmeri, dalla quale emergerebbe la figura di Michele Sciarabba, gravemente indiziato di essere il capo della famiglia, e di Alessandro Ravesi, suo collaboratore. Entrambi avrebbero coordinato l'attività nei settori tipici di controllo di Cosa Nostra, curando il mantenimento dell'ordine sul territorio e adoperandosi per la risoluzione di svariate controversie tra privati in alternativa allo Stato e per le estorsioni, il sostentamento dei sodali detenuti, l'imposizione del pizzo a imprenditori e commercianti dell'area e l'interesse della famiglia nella gestione illecita a Palermo dell'attività di trasporto di malati e di servizi funebri. Cambiamo argomento. Enrico Bernini Carri, generale medico, presidente della scuola Maxi Emergenze Disastri Medis, approfondisce le criticità generate dal long covid, argomento che prossimamente verrà sviluppato in un convegno a Campobasso con esperti da tutta Italia. La Sicilia avrà un ruolo da protagonista nelle future azioni messe in campo dalla scuola di Maxi Emergenze. L'intervista. Sono le patologie che lascia questa pandemia che cominciano a fare preoccupare. Sì, questo è il vero problema del futuro. La pandemia in qualche maniera si mitigherà, si adatterà all'uomo, ma il problema grosso che noi dovremo affrontare adesso nei prossimi anni sono i postumi di questa infezione, che lascia dei reliquati estremamente gravi in moltissime persone. In Italia si calcola che più di 2 milioni di persone soffriranno del long covid, quindi di questa sindrome così complessa e multifattoriale che colpirà tutte le persone, più le donne che gli uomini. A proposito di questo, voi state sviluppando un convegno a Campobasso dove saranno coinvolti esperti da tutta Italia e anche qualcuno dalla Sicilia. Sì, direi che la Sicilia in questo ha un punto centrale, perché alcuni degli scienziati più importanti sono proprio siciliani, e noi avremo una filiale di questo progetto che si chiamerà Progetto Fenice, che studierà proprio il long covid sia per quello che riguarda la diagnosi sia la terapia, ma sia soprattutto le prospettive di sviluppo anche di carattere territoriale, e la Sicilia avrà un ruolo importante tramite i suoi scienziati che parteciperanno a questo convegno.
Ecco, se dovessimo parlare delle patologie più frequenti che si stanno manifestando in seguito al Covid. Sicuramente la complicanza più frequente è questa sindrome della stanchezza cronica, con quella che si chiama brain fog, quindi la difficoltà di concentrazione, la nebbia mentale. No, da non dimenticare i disturbi di carattere respiratorio, ma anche quelli di carattere cardiocircolatorio, che sono estremamente importanti. Quindi sono una triade di problemi, di problematiche di carattere sanitario estremamente gravi, che rendono anche invalido il paziente affetto da questa sindrome. Dal suo punto di vista di esperto, quando saremo in grado di essere sufficientemente pronti ad affrontare anche questa seconda emergenza? Ci stiamo preparando, c'è ancora poca sensibilità perché in piena pandemia ci si preoccupa più chiaramente del virus che non delle conseguenze, ma è sicuramente un problema che noi dovremmo affrontare, quindi noi ci stiamo impegnando per poter creare un gruppo di studio, di alto livello che possa confrontarsi anche con i gruppi di studio di altri paesi europei e non europei. Catania è la città più cara per quanto riguarda la fornitura d'acqua. Catania è la città più cara d'Italia per fornitura d'acqua e servizi connessi all'abitazione, Trapani per gli alberghi. I dati sono quelli dell'Unione Nazionale Consumatori, che ha condotto uno studio sugli ultimi numeri Istat relativi al mese di settembre, analizzando tutti i rincari di ogni città e stilando la classifica completa di quelle con i maggiori rialzi annui per quanto riguarda cibo e bevande, acqua e rifiuti, scuola dell'infanzia, ristoranti e alberghi. Palermo è invece seconda per i prezzi dei ristoranti dietro Cosenza. Per quanto riguarda i servizi vari connessi alle abitazioni, ossia fornitura d'acqua, se in Italia l'inflazione tendenziale di settembre è bassa con il più 1,8%, a Catania è più di 9 volte tanto, più 16,4%. Al secondo posto Bolzano, ben 21 invece sono le città in deflazione. La più virtuosa è Reggio Emilia, al secondo posto Perugia, al terzo si colloca Caltanissetta. Per gli hotel Trapani guida la classifica con un più 45,5% davanti a Milano e Venezia. Politica, Vincenzo Figuccia ha centrato la sua terza elezione consecutiva all'Assemblea regionale siciliana. Il parlamentare in forza alla Lega di Matteo Salvini parla delle opportunità offerte dal nuovo governo di centrodestra guidato dal presidente Renato Schifani. Ha centrato il risultato, è la terza elezione consecutiva all'Assemblea regionale siciliana. Ma cosa è mancato nelle precedenti legislature che vorrà cercare di mettere, a regime durante questi prossimi 5 anni? Ma vabbè, la prima legislatura fu con Crocetta ed è mancato veramente tanto. Un presidente della regione un po' sconclusionato, un presidente della regione disordinato, il cui unico merito forse era quello di ricevere le persone che andavano in piazza a manifestare alla luce dei licenziamenti e della grande confusione che si è fatta in quella fase del centro-sinistra al governo della regione siciliana. La fase successiva, quella di Musumeci, è stata una fase, mi dispiace dirlo, ma comunque molto litigiosa tra i partiti all'interno della coalizione. Uno scontro epocale tra leader di partiti, le contrapposizioni tra Gianfranco Miccichè da una parte nel ruolo di presidente dell'Assemblea e Musumeci all'altra nel ruolo di presidente della Regione, assessori non sempre, diciamo, collegati tra di loro in tutto e per tutto. Quindi cosa ci aspettiamo alla prossima legislatura? Ci aspettiamo intanto la coesione da parte delle forze della maggioranza, da parte di tutte le forze della maggioranza. Meno magari protagonismi da parte dei singoli e più gioco di squadra per portare avanti le riforme che non sono state fatte, certamente quelle dei rifiuti, certamente quelle del mercato del lavoro. Lavoro, lavoro, lavoro. Cioè, si è visto che ad esempio questo reddito di cittadinanza, così com'è, andrebbe rivisto.
e allora un ruolo importante da parte dell'assessorato al lavoro, che dovrà fare la profilazione dei percettori, la profilazione di chi è in una condizione di disoccupazione, per creare una maggiore connessione tra il mondo produttivo del lavoro e quello di chi dal lavoro è rimasto tagliato fuori. Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato tutte le misure necessarie per contenere il prezzo del gas utilizzato per la produzione di energia elettrica. Consumatori ed imprese, dichiara l'avvocato Andrea Pace, hanno preso atto delle risoluzioni europee, ma non si possono certo accontentare. A mio avviso bisogna agire su più fronti. Innanzitutto manifestare pubblicamente scendendo in piazza per sensibilizzare il governo ad intervenire con un nuovo decreto aiuti. D'altro canto dobbiamo tutti tutelarci contestando le bollette e facendo ricorso, ove necessario, alle autorità preposte, ARERA e antitrust, e soprattutto alla magistratura competente per far valere legalmente i nostri diritti. Ti invito pertanto tutti a partecipare alla manifestazione indetta per domani alle 10 a Piazza Politiama. Vi ricordiamo inoltre che la trasmissione Credito, Risparmio ed Economia, che andrà in onda tra poco su 16 Live, parlerà del caro bollette con risposte in diretta a cittadini ed imprenditori. Per inviare le richieste scriverà economia@teleone.it. Stagionali del turismo a Messina, buone prospettive per il futuro dei precari. La stagione quest'anno sta andando bene alla fine. I lavoratori siamo riusciti anche con l'applicazione delle norme contrattuali vigenti e con accordi di secondo livello aziendali a dare anche un aumento del salario, visto che aumenta tutto quanto, il costo della vita è aumentato, poi con quello che sta succedendo mantenere una famiglia ci sono costi alquanto alti, e quindi abbiamo provveduto facendo degli accordi con diverse aziende e soprattutto nel settore della ristorazione, bar e ristoranti, abbiamo dato delle maggiorazioni salariali pari all'8% e quindi qualche lira in più che consente di andare avanti. E a parte ciò abbiamo anche fatto il prolungamento dei contratti cercando di arrivare e completare il mese d'ottobre, in alcuni casi mettendo anche dentro novembre. Cercare di avere contratti più lunghi. Questo mese abbiamo avuto un incontro, le tre organizzazioni, il Camo di Svascato e Tucus, con le parti datoriali, con l'associazione albergatori, e anche lì abbiamo raggiunto un'intesa dove alcune strutture potranno anche cercare di allungare i contratti anche nel mese di novembre, e chi ci riesce cercare di far lavorare anche i lavoratori fino ai primi di gennaio. Circa 40 interventi sanitari eseguiti dal personale di Palermo della Croce Rossa Italiana durante la manifestazione che si è svolta nel weekend sul tema dello sport al Foro Italico. L'evento ha coinvolto tanti volontari per fornire supporto sanitario durante tutta la manifestazione, sia ai partecipanti che ai molti avventori. Vediamo. Ancora una volta appunto Croce Rossa è presente in queste grandi manifestazioni, grazie soprattutto alla sinergia con le istituzioni locali. Ci hanno chiamato appunto per assicurare quello che è l'attività sanitaria in questi tre giorni, in questa manifestazione che diciamo ha lo spirito principale, è quello appunto dello sport, della salute e del corretto stile di vita, che sono anche degli obiettivi all'interno della mission di Croce Rossa, quello appunto del corretto stile di vita, che cominciamo grazie ai nostri giovani a discutere all'interno delle scuole e poi portiamo avanti in tutte le nostre attività. Impiegati noi con due ambulanze medicalizzate, quindi con medico a bordo, un ambulatorio mobile in postazione fissa e una sala operativa mobile che ci coordina attraverso le radio. Durante queste giornate abbiamo avuto circa 10-15 interventi per giorno. Abbiamo provveduto subito tramite i nostri medici all'ospedalizzazione e siamo rientrati prontamente in postazione. Oltre alle ambulanze abbiamo delle squadre nostre affiedate che servono per appunto girare nei vari campi sportivi. Ogni squadra di ragazzi è formata con almeno un operatore sanitario e un operatore che è abilitato all'uso del defibrillatore automatico. Tutti coadiuvati con delle radio e possiamo interfacciarci ognuno con la centrale operativa mobile. Qualcuno volò sul nido del cuculo di Alessandro Gassman inaugura la stagione 2022-2023 del Teatro Biondo di Palermo. Oh,
Ho capito, siccome tu chiedi la lambretta, comandi tu. Noi preferiamo chiamarlo presidente. Qualcuno volò sul nido del cuculo nella messa in scena di Alessandro Gassman, inaugura la stagione 2022-2023 del Teatro Biondo di Palermo. Sul palco il romanzo che Ken Casey pubblicò nel 1962 dopo aver lavorato come volontario in un ospedale psichiatrico californiano. La storia racconta attraverso gli occhi di uno sfacciato delinquente che si finge matto per sfuggire alla galera la vita dei pazienti di un manicomio statunitense e il trattamento coercitivo che viene loro riservato. Nel 1971 Dale Wasserman ne realizzò per Broadway un adattamento scenico che costituì la base della sceneggiatura dell'omonimo film di Milos Forman, interpretato da Jack Nicholson e entrato di diritto nella storia del cinema. Oggi la drammaturgia di Wasserman torna in scena, rielaborata dallo scrittore Maurizio De Giovanni, che senza tradirne la forza e la sostanza visionaria l'ha avvicinata a noi, cronologicamente e geograficamente. Alessandro Gassman ha ideato un allestimento personalissimo, contemporaneo ed elegante, dirigendo un cast eccezionale. Il risultato è uno spettacolo appassionante, commovente e divertente, che rinnova, attualizzandola, la denuncia sociale del romanzo e del film. Un'invettiva contro ogni forma di potere e di controllo che vuole isolare e reprimere i diversi, chiunque non si pieghi docilmente all'omologazione imperante. A Belpasso si apre la prima edizione di Grappoli, la manifestazione dedicata ai vini locali del versante sud dell'Etna. Vediamo. La provincia di Catania dà il via alla prima edizione di Grappoli, una manifestazione definita come la grande festa di vini etnei, e lo fa proprio nel comune di Belpasso, cittadina che da sempre è stata un punto di riferimento del panorama vitivinicolo per il versante sud del vulcano. L'iniziativa dell'associazione no profit Verde Basico, con il patrocinio del comune di Belpasso e dell'ente Parco dell'Etna, si prefigge come obiettivo quello di affermare l'identità territoriale, creando una manifestazione dedicata ai vini locali del versante sud, al fine di rafforzare il legame con gli altri versanti. Il parco urbano Peppino Impastato di Belpasso ospita le cantine locali che insieme ai produttori di slow food offrono un percorso che coinvolge tutti e cinque sensi, percorso durante il quale è possibile degustare e acquistare i prodotti d'eccellenza. Sempre all'interno del parco è stata allestita un'area adibita a spazio conferenze per accogliere gli interventi dei produttori vitivinicoli e gli interventi degli esperti del CAI sulla storia dell'Etna e sull'evoluzione del territorio. Tra le organizzazioni presenti, la IES, Associazione Italiana Sommelier, che affiancherà i produttori nel percorso di degustazione, Confcommercio Catania e Proloco Belpasso. Disponibile inoltre lo shuttle service delle navette, servizio che è possibile prenotare da Catania e dai paesi etnei per raggiungere comodamente l'evento. Mamma Tartaruga ama le spiagge del sud Italia, Calabria al top, poi Sicilia, Campania e Puglia tra le mete preferite dalle coste italiane, quindi nuova linfa alla biodiversità del mar Mediterraneo, individuati infatti 126 nidi. Le regioni del sud Italia si confermano anche quest'anno le mete preferite da Mamma Tartaruga. Il bilancio della stagione di nidificazione premia Calabria, Sicilia, Campania e Puglia. Anche quest'anno le coste italiane hanno fatto registrare un alto numero di nidi di tartaruga caretta caretta, la specie più diffusa nel Mediterraneo. L'ultimo aggiornamento, risalente alla fine dello scorso mese di settembre, parla di 126 nidi rinvenuti dall'insieme delle associazioni in campo per la ricerca, il monitoraggio e la messa in sicurezza dei nidi sugli arenili italiani. La campagna di Lega Ambiente, dopo il successo dello scorso anno, era stata riavviata all'inizio della stagione estiva, con cui coincide l'avvio della stagione delle nidificazioni. Più di 250 volontari hanno abbracciato la causa di Lega Ambiente, dedicando il loro tempo alla ricerca di tracce di mamma tartaruga sulla sabbia, a mettere in sicurezza i nidi individuati e a proteggerli fino alla schiusa dei tartarughini. Il numero di nidi rinvenuti dai volontari quest'estate conferma come l'Italia ormai sia una tappa fissa per le femmine di tartaruga caretta caretta che scelgono i litorali italiani per deporre le loro uova. In particolare sono le regioni dell'Italia meridionale ad avere più appetito
PIL. A tenere la testa della classifica è la Calabria, dove sono stati scoperti e messi in sicurezza ben 39 nidi, a seguire la Sicilia con 35, la Campania con 25 e infine la Puglia con 14. Meno i nidi accertati nelle aree del centro e nord Italia, 5 in Toscana, 4 nel Lazio e 1 solo in Basilicata, Abruzzo, Liguria e Sardegna. Quest'estate il numero di lidi amici delle tartarughe è salito a 600. Tanti stabilimenti che hanno aderito ad un protocollo d'intesa con Legambiente, impegnandosi ad evitare la pulizia delle spiagge con attrezzature meccaniche e a diminuire l'inquinamento acustico e luminoso nelle ore notturne per non disturbare mamma tartaruga in fase di deposizione e fecondazione delle uova e per non confondere i piccoli appena nati che si affidano ai riflessi per raggiungere il mare. La campagna di Legambiente si conferma ancora una volta un valido strumento per tutelare le tartarughe marine caretta caretta e più in generale la biodiversità dei nostri mari. Allo Stagnone tra Trapani e Marsala, appassionati di kitesurf da tutto il mondo, uno sport, una passione ma anche uno stile di vita. Le note del vento, una melodia costante per chi approda allo Stagnone, che tra Marsala e Trapani ha regalato ai viaggiatori sensazionali tramonti, capaci di dare nuova vita anche agli sguardi più disillusi sull'esistenza. È proprio il vento costante, senza raffiche cattive, l'armonia che ha saputo attirare da tutto il mondo migliaia di uomini e donne con la voglia di volare. Capace di librarsi con coraggio tra gli azzurri intensi del cielo di Marsala e le acque dello Stagnone, illuminate dai riflessi del sole. È il kitesurf a raccontare storie e passioni di chi ha fatto di uno sport uno stile di vita, e il kitesurf a spiegare che un territorio può reinventarsi quasi per caso, solo con la forza della natura. A volte serve una visione. E in una vacanza in Kenya ho conosciuto una persona, Eugenio Pavone, che è di qua, è di Birgi, dello Stagnone, e mi ha detto di venire qua in vacanza. È bastato un weekend per innamorarmi di questo posto, sono partita proprio da qua, dal kite season, e da lì è da 4 anni che vengo interrottamente, sono di Milano. Praticamente faccio 4 giorni qua e 3 a Milano ormai. È una realtà meravigliosa dove ci sono persone meravigliose, si incontra un sacco di gente, i locali, anche se non sono locali, ma sono ormai local, trasferiti qua da tantissimo tempo, sono di una gentilezza incredibile e lo Stagnone è una realtà incredibile, esplosa per questo sport. Quindi ormai facilmente localizzabile, qua si allenano i campioni. Sportivi da tutto il mondo qua. Diciamo che proprio dove siamo in una scuola cecoslovacca, lì c'è una scuola ungherese e dietro c'è una scuola polacca. Diciamo che vengono da tutto il mondo, hai voglia, francesi, spagnoli, dalla Spagna, anche noi italiani ci siamo con tantissime scuole. C'è centri internazionali, il Duoton che è internazionale, Cabrinha che è internazionale. Se dovessimo parlare di difficoltà? Di difficoltà, come tutti gli sport, ha le sue difficoltà. Poi dipende il livello che uno vuole raggiungere. Se uno vuole fare avanti e indietro, su e giù per il mare, come se fosse proprio un mezzo di locomozione, non è difficile, lo può fare veramente tutti. Lo possono fare tutti, se uno pensa a fare salti ed evoluzioni è chiaro che ci vuole una certa preparazione fisica, conoscenza tecnica e tutto il resto. Ma chiunque dopo un anno che fa kite inizia a saltare, cioè quelle sono... Quando si inizia dice no, ma io faccio avanti e indietro e poi mi fermo. Ma quando mai? Dopo un anno è messo che salta, dopo 2 anni, dopo 3 anni è messo che fa le capriole, dopo 5 anni si sgancia, fa i kite loop e fa evoluzioni pazzesche. Quindi poi ognuno va incontro alle proprie difficoltà. A Palermo, grande successo, ha riscosso il torneo di golf pro al Parco Airoldi organizzato dai Lions Club Palermo Libertà all'insegna della solidarietà. I fondi raccolti saranno infatti investiti per donare cani guida ai non vedenti.
Noi siamo una piccola cellula qui a Palermo, ma è una cellula importante perché ognuno di noi può fare tanto per tutti noi. L'evento di oggi, che è coordinato con una bellissima gara di golf in questa splendida giornata, neanche l'avessimo prenotata, è finalizzato a donare i fondi raccolti, una parte alla Fondazione Internazionale dei Lions, che è una grossa struttura che consente di poter intervenire anche a livello internazionale nelle grandi calamità, nelle grandi problematiche internazionali, e anche per i cani guida, cioè noi una parte delle somme la destineremo all'acquisto di un cane guida. Che cos'è un cane guida? Il cane guida è quell'animale delizioso che viene educato, istruito affinché possa essere d'aiuto a una persona non vedente. Queste persone non vedenti con questo cane ritrovano la vita e la gioia di vivere, oltre alla compagnia di una persona affidabile, una persona. Ebbene, io adoro gli animali, per me sono meglio delle persone. E quindi questa è la nostra finalità, aiutare e dare non soltanto beneficenza nel senso economico, ma anche fare vedere che dietro c'è un lavoro, che tutta la nostra attività è finalizzata al benessere degli altri. È un volontariato ad ampio spettro, e questo siamo i Lions. Qui si incontrano belle persone, il golf apre la mente a un mondo, come si dice, all'aperto, all'aria pura, e si trovano delle persone sane. Si vive in un mondo sano e si diventa più sani. Noi come associazione internazionale, che ha nel mondo circa 1,5 milioni di soci e che è in 220 paesi del mondo, e poi in Sicilia abbiamo anche una bellissima realtà con 117 club e 3.500 soci che lavorano molto sul campo del sociale. Cioè siamo noi, l'obiettivo principale è quello di essere vicino alle nostre comunità, cercare di soddisfare i bisogni individuali e soprattutto lavorare molto anche a livello internazionale con la nostra fondazione, che oltre ad investimenti nei paesi extraeuropei fa anche notevoli investimenti anche in Italia e in Sicilia, in tempi di calamità interviene anche in alcuni momenti particolari come il sostegno agli immigrati. Sport, calcio, Serie B, continua il momento no per il Palermo di Eugenio Corini, che al Renzo Barbera non riesce a trovare il successo contro il Cittadella. Rosa adesso in zona retrocessione, panchina sempre più in bilico. Ancora una volta la squadra lascia il campo fra i fischi del Renzo Barbera, e questo è il più eloquente dei segnali sul momento no del Palermo di Eugenio Corini. Contro il Cittadella doveva essere la partita del riscatto, si è rivelata invece la peggiore delle prove possibili in una situazione del genere. Squadra apparsa senza anima, slegata fra i reparti, con poco carattere e pochissimi spunti in fase offensiva. Finisce 0-0 in Viale del Fante con il Palermo che viene in piena zona retrocessione. È una panchina, quella di Eugenio Corini, che appare più che mai in bilico. Il successo, che manca ormai dalla sfida contro il Genoa, era l'unico risultato accettabile anche in considerazione di un Cittadella che era giunto al Barbera in formazione largamente rimaneggiata. E sabato prossimo, in caso di flop in trasferta anche contro il Modena, il rischio dell'ultimo posto in classifica sarebbe più che mai concreto. Le parole del tecnico dei Rosanero, Eugenio Corini, alla fine del match con il Cittadella. Abbiamo creato i presupposti, abbiamo preso l'ennesima traversa palo che prendiamo durante questa stagione. Abbiamo creato i presupposti, siamo stati pericolosi, abbiamo riempito l'area con tanti giocatori. C'è anche il valore dell'avversario. Sicuramente non siamo riusciti a far gol, ma le premesse per farlo le abbiamo costruite anche oggi. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, sicuramente l'ultimo periodo non è un periodo felice, visto che non riusciamo a vincere dalla partita col Genoa, questo è indubbio, ma devo dire che le ultime due partite danno fiducia su quella che è stata la reazione emotiva della squadra, per quella che vogliamo migliorare come incisività. L'altra volta abbiamo fatto 3 gol e ne abbiamo presi 3, questa volta non siamo riusciti a farli, non l'abbiamo preso, ma io penso che nel computo totale, in queste due partite, forse il Palermo meritava qualcosa in più.
c'è la voglia di andare a vincere, le partite si allungano perché anche l'avversario è stanco. Per me la partita che vogliamo fare l'abbiamo fatta, i primi tempi sono sempre molto difficili, molto tattici, le squadre sono aggressive, Cittadella, come vi dico, è una squadra consolidata negli anni. Ci sono anche il valore degli avversari, non sempre riesce a fare tutto quello che ha in testa, l'importante è provarci, capire e leggere la partita e secondo me l'abbiamo fatto sino all'ultimo minuto. Doppietta per il circo del tennis Palermo nel campionato a squadre per circoli. Nella serie A1 maschile sui campi di Via del Fante, il team capitanato da Davide Cocco ha sconfitto 4-2 il tennis club Pistoia. Successo anche per la squadra femminile che ha sconfitto 3-1 le piemontesi del tennis Beinasco. Quest'anno ci siamo attrezzati bene, abbiamo fatto un paio di acquisti di spessore come Ramos, ma soprattutto Salvo Caruso e poi ci sono io che sono da tanti anni dentro la squadra e un giovane molto promettente come Gabriele Piraino. Credo che quest'anno sia il giusto mix tra giovani e giocatori con più esperienza, ecco. Credo che Salvo sia la punta di diamante di questa squadra, non solo per le sue capacità in campo ma soprattutto per quelle fuori. Puntiamo tanto su di lui perché è un ragazzo splendido che mette sempre la giusta allegria nella squadra e alza l'attenzione della squadra e ci porta sempre a fare meglio. Credo che possa aiutarci tanto e fare da traino. Oggi veramente era importantissimo vincere anche alla luce del risultato dell'altro campo e onestamente senza oggi i tifosi non ce l'avrei fatta mai. Lui giustamente è molto bravo a prendere il tempo e ad accelerare. Io all'inizio giocavo un po' sotto ritmo, poi sono stato bravo ad andare al mio ritmo e sono riuscito a portarlo a casa per fortuna. Ed è tutto, grazie per averci seguito anche oggi. Appuntamento alla seconda edizione di Media News.